tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi una nuova box. Mi è appena arrivata infatti questa scatola di Beyond the Pages. Questa volta non si tratta di alcun servizio mensile, è semplicemente uno store di una ragazza australiana che fa segnalibri, burro cacao, creme per il corpo, ha inserito recentemente anche prodotti per la vasca e per la doccia, ovviamente tutto a tema letterario, e per Natale ha deciso di fare una box con all'interno vari prodotti assortiti, tutti a tema Harry Potter. Io ovviamente non potevo farmela sfuggire, quindi l'ho ordinata subito. È costata 36 euro comprese le spese di spedizione tracciabili. Il pacco è partito, se non sbaglio, l'11 dicembre ed è arrivato oggi, che è il 3 gennaio. Per maggiori informazioni vi rimando al sito che troverete linkato qua sotto in descrizione. Gli oggetti contenuti in questa box erano stati svelati, ma sinceramente non me li ricordo, quindi sarà una piccola sorpresa anche per me, quindi. È il momento della verità, svegliamo cosa c'è all'interno. È vero, c'era anche una cartolina bellissima, creata appositamente per questa box. Questa cartolina è meravigliosa, il personaggio dovrebbe essere Luna, almeno a me ricorda lei, ed è stata disegnata da Tillendil. Ovviamente sul retro sono segnati tutti i prodotti che contiene la box, ma andiamo con calma. Mi piace un sacco quando mettono la carta colorata, perché io poi la riutilizzo, ci faccio giocare i gatti. No, la prima cosa luccica. A parte che ci sono delle stelline in mezzo, comunque. Che cos'è? Oddio! È uno dei nuovi prodotti che ha inserito recentemente nello shop. Io infatti ero super entusiasta perché ha inserito non delle coccole da bagno, proprio dei pezzettini che si sbriciolano nella vasca e si sciolgono e rendono la pelle ancora più morbida. Sono quindi tipo delle bombe da bagno, però già sbriciolate. Questo dovrebbe essere infatti proprio uno di questi prodotti, che si chiama Crumble. Se ne mette una manciata nella vasca e si scioglie lentamente questa polverina, questi pezzettini frizzano un po' e si sciolgono, e servono, oltre a colorare e a profumare il bagno, anche ad ammorbidire appunto la pelle. Questo è ispirato ad Harry e dovrebbe sapere di Jelly Beans Hot Chocolate and Letters. Non vedo l'ora di provarlo. Io sapete che amo i prodotti per la vasca, quindi quando è stato annunciato questo nuovo prodotto ero curiosissima di testarlo. Non vedo l'ora. C'è poi un segnalibro di Harry Potter meraviglioso. La mia amica Sara me ne aveva regalato uno simile. Sì, direi che proprio che aveva azzeccato, è esattamente Luna. Comunque, tornando al segnalibro, è meraviglioso. Mi piace molto questo effetto un po' tipo acquerello. Tutti questi prodotti ovviamente sono fatti a mano e adoro, cioè questo segnalibro è meraviglioso. Continuando, c'è una mini size, penso. Adesso si è attaccata una stellina. Ma quanto è adorabile! Questa boccettina è ispirata ovviamente a Ron e dovrebbe essere una crema per il corpo. Io di questo brand, di questo negozio, avevo già provato i profumi, o almeno li avevo sniffati dalla mia amica Sara, e i burro cacao, oltre che i segnalibri ovviamente. Quindi per me sono tutti prodotti nuovi che non vedo l'ora di provare. È una crema corpo con ingredienti tutti naturali, ora non ci resta che sniffare il prodotto, che sono curiosa. Sa tantissimo di cioccolata. Proseguendo abbiamo una saponetta al gusto burro birra. Anche questo sapone è fatto con ingredienti tutti naturali. In particolare è un sapone di latte di capra, penso. Sono estremamente curiosa di provare la saponetta. Anche questa l'apro per sentire di che cosa sa. No, non potete capire, questo odore è buonissimo. A parte che mi piace molto com'è stratificato il prodotto, perché ricorda un po' una bevanda che è scura e in cima invece è più chiara, come se avesse della schiuma. Ma è buonissimo. Sa tipo un po' di caramello. Passerei tutto il giorno a sniffarlo. È buonissimo. Proseguendo abbiamo un profumo di Hermione che sa di Books, Magic and Hot Chocolate. Il prodotto si presenta in questa confezione molto curata e non so se sarà roll-on o meno. Sì, sono curiosissima di testarlo. Buono, non sa tantissimo, non sa molto di cioccolata.
Sembra quasi un profumo floreale. All'interno contiene olio di cocco, primrose, oil paper, chocolate fudge, camomilla, grapefruit. Altra saponetta, questa volta in versione full size. Vi faccio vedere la differenza con il piccolino della Burro Birra. È praticamente la metà, perché è leggermente più sottile e... avete capito. Questa saponetta è la Sorting Soap, quindi è praticamente il sapone che ti dovrebbe smistare in una delle quattro case di Hogwarts. Sono molto curiosa di sapere di che cosa possa profumare questa saponetta, quindi cercherò di aprirla. Anche questa ha un gusto molto più dolce rispetto al cioccolato, proprio tipo biscotto. All'interno l'aspetto non mi fa impazzire, però capisco che sia anche difficile creare un prodotto comunque che si ispiri a quattro casate differenti. Comunque ci sono i quattro colori principali. Oltre al latte di capra contiene anche latte di mandorle. Ah, ecco, butterscotch pudding. Ecco che cosa sentivo di dolce. C'è poi un fogliettino con dei piccoli consigli per mantenere al meglio le saponette, cosa che trovo molto utile dal momento che sono saponette fatte con prodotti tutti naturali, inoltre fatte a mano, quindi sicuramente c'è un modo per mantenerle al meglio diverso rispetto ad altri prodotti industriali. E la cura nel dettaglio a me piace tanto, quindi ottimo. Proseguiamo con un'altra novità di questo sito, ovvero le barre frizzanti per la doccia, non per la vasca da bagno. Questo in particolare è ispirato a Draco Malfoy e sa di Forbidden Forest, Broomsticks and Peppermint. Praticamente queste vanno messe in un angolo della doccia per terra e quando ci cade l'acqua sopra dovrebbero frizzare e rilasciare appunto la fragranza in maniera graduale, quindi non sono per un solo utilizzo, ma dovrebbero durare nel tempo. Secondo me originale, almeno io non ho mai sentito di un prodotto simile, non ne ho mai testati, quindi è la mia primissima volta. Sono molto curiosa di vedere come si comporterà, quale sarà l'effetto, quanto si sentirà la fragranza. Sanno molto di menta e hanno un retrogusto un po' selvatico, nel senso tipo di erba appunto, come il pino però meno forte. Ci sono infine quattro burro cacao che io conosco bene perché ho preso sempre da Beyond the Pages quello di The Darkling. Se non sbaglio, questi burro cacao dovrebbero essere ispirati alle quattro case di Hogwarts. Adesso li guardiamo nel dettaglio insieme. E infatti così è. Il primo ispirato a Gryffondor sa di Campfire and Ginger Snap Cookies. Che bello! Io adoro le cose biscottose. Mamma mia! Sa leggermente tipo di bruciatino. Però anche di biscotto. Veramente interessante come odore, mi piace. Il burro cacao ispirato a Tasso Rosso sa invece di Toasted Marshmallows, quindi anche questo è sicuramente dolce, e Sugar Cookies. Io adoro le cose biscottose. Ecco, questo mi ricorda tantissimo Christmas Cookies. Se vi piace, se siete familiari con le Yankee Candle, sa esattamente di quello. Mi piace da impazzire. Corvo Nero invece sa di Earl Grey Tea e Books, ovviamente, non potevo aspettarmi cosa diversa. Sa leggermente di biscotto anche questo. Ho paura che si sia lasciato un po' influenzare magari dagli altri. Annusandolo meglio, ha un retrogusto un po' più amaro, un po' più... non di tè, ma qualcosa di simile. Per ora mi stanno piacendo tutti, sarà difficile scegliere quale utilizzare. Arriviamo all'ultimo, ovvero Serpeverde, che sa ovviamente di Rosemary, Mint, Dark Amber e Cardamom. Ovviamente, perdonate il mio inglese, sempre terrificante. Secondo me si sono lasciati un po' influenzare, stando assieme attaccati, ha preso leggermente l'odore, almeno inizialmente, adesso li terrò separati proprio da due parti differenti della camera, perché sa leggermente di biscotto anche questo. Già adesso sta venendo fuori più la menta, si sente. Oltre alla menta però faccio fatica a sentire altro, quindi lo terrò un po' distante dagli altri per vedere se pian piano, ma secondo me anche utilizzandolo già 2 o 3 volte dovrebbe uscire meglio la fragranza. Questo era quindi tutto il contenuto della box. Sono super contenta di questa box perché adoro
tutto e non vedo l'ora di utilizzare i vari prodotti. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe un post sul blog o un video in cui testo i vari prodotti, magari in giorni differenti, poi faccio un collage unico. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!